Del giovedì santo che riassume un po' l'amore di Dio per l'uomo senza limiti, passiamo alle tenebre del venerdì. Lo spettacolo più grande della storia dell'uomo va in onda al buio, perché lui, Cristo, è la luce del mondo, posta su lucerniere. La Chiesa antica chiamava questo giorno la Pasqua della Croce, perché celebriamo la Pasqua da un lato come passione e dall'altro come passaggio. Passione, patire del figlio di Dio, di Cristo, per essere solidale con i peccatori e distruggere così la tirannia della morte, ma anche come passaggio del figlio di Dio da questo mondo al Padre. È l'ora in cui sia il male sia il bene raggiungono il picco, perché se da un lato abbiamo l'uomo che con la sua libertà di accogliere il peccato arriva a condannare l'innocente per eccellenza, colui che non ha mai peccato, e arriva a togliergli la vita, ad ucciderlo nella maniera più ignominiosa,
dall'altro lato questa è l'ora in cui il figlio di Dio volontariamente accetta questa condanna, questo patibolo, di andare al patibolo, e con la sua morte vince le nostre morti e già possiamo scorgere la sua gloriosa risurrezione. Da un lato la drammatica e tragica uccisione di Dio, dall'altro lato la redenzione dell'uomo per quel sangue versato innocentemente. Allora l'ora della croce in cui entriamo in questo venerdì ci parla di due aspetti dell'unica realtà. Da un lato il sacrificio cruento del figlio di Dio che con il suo sangue salva l'umanità, dall'altro la sua glorificazione. Nel tredicesimo capitolo di Giovanni possiamo leggere: allora, quando fu uscito Giuda, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. L'apertura della celebrazione avviene nella solennità di un silenzio assoluto, che non è silenzio di chi partecipa a un funerale, attenzione, non stiamo commemorando un defunto, ma la beata passione di Cristo che ha già trionfato. Ricordatevi le parole al ladrone: oggi sarai con me in paradiso. In questo tempo i ministri, i sacerdoti, si prostrano davanti all'altare spoglio che è Cristo, la roccia, no? Che è Cristo. È allegoria della spogliazione di Cristo avvenuta in questo giorno. Nell'arte cristiana questo lo si poteva vedere e lo si può vedere con quelle rappresentazioni di Cristo sulla croce con gli occhi aperti, il tipo del Christus Triumphans, esempio il crocifisso di San Damiano, ma molti altri. Segue la proclamazione del Passio, cioè dei Vangeli della Passione, che è il cuore di questa celebrazione. E poi si arriva alla preghiera universale, 10 preghiere dei fedeli, le più solenni che ha la Chiesa, perché Cristo sulla croce prega da figlio e i figli chiedono qualcosa al Padre. Quando la disposizione del figlio è così tanto radicata in un uomo, tanto da abbandonarsi al Padre nel momento in cui lui stesso si sente abbandonato da lui, allora il suo grido, la sua preghiera squarcia i cieli. Hans Urs von Balthasar dice che sulla croce Cristo, pur essendo innocente, assumendo, prendendo su di sé la condizione del peccatore, arriva alla massima distanza possibile in una divina ateità, che non è ateismo, attenzione, come lo intendiamo noi oggi, ma ne è la condizione di possibilità. Soffre le pene della solitudine infernale, tanto che, pur rimanendo figlio, non chiama più Dio Padre, ma lo chiama Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così facendo, egli copre questa massima distanza, dando la possibilità anche al più lontano dei peccatori di potersi riconciliare con Dio, di poter ritornare alla relazione con il Padre. Tanto che poi arriva e finisce col dire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'altro grande simbolo, atto che la Chiesa compie in questo giorno è l'adorazione alla croce, non del crocifisso. Attenzione, molto spesso noi lo facciamo col crocifisso, ma correttamente dovrebbe essere fatto soltanto con la croce o velata, che la si sveli gradualmente o che la si faccia entrare processionalmente, la si innalzi per 3 volte. Questo è il momento in cui la croce deve essere vista. Il rito serve non per suscitare ricordi doloristici perché Gesù è morto, ma per proclamare simbolicamente che ora tutto è compiuto, ora tutto è svelato.
andare oltre lo scandalo della croce, la sofferenza patita dal servo del Signore, per contemplare maggiormente l'efficacia salvifica di quell'amore folle di Dio, come lo chiama Evdokimov, o di quell'incendio d'amore, scrive San Gaspare, che porta il Salvatore, il Redentore, fin sul patibolo del Golgota, del Calvario. Il rito infine si conclude con il baciare il legno della croce. Questo è prendere contatto, toccare l'assurdo in maniera diversa. Se uno ci pensa, è proprio un'assurdità baciare le proprie croci. Si può fare soltanto se si vive un rapporto filiale con Dio. Non si può fare né per coerenza o per qualche altra cosa. Ma perché, come scrive San Gaspare, ecco la mistica pianta di vita eterna sotto cui dobbiamo ricoverarci al fine di cibare le nostre anime dei frutti di essa. Ed oh beati noi, se presso la croce di Gesù stabiliamo la nostra dolce dimora. E concludo con un antico tropario che dice così: per un albero Adamo fu esiliato dal paradiso, ma per l'albero della croce il ladrone ha preso dimora in paradiso. Adamo infatti, mangiando il frutto, trasgredì il comandamento del creatore. Ma l'altro sulla croce con lui ha confessato il Dio nascosto, gridando: ricordati di me nel tuo regno. I padri dicevano che alla fine il ladrone è stato ladro fino alla fine, derubando il re dell'ingresso del paradiso. Allora anche noi oggi chiediamo al Signore di poter partecipare alla comunione con Lui, oggi, già oggi, nel paradiso, che è lo stare con Lui.